L'Italia detiene uno dei primi posti al mondo come luogo con il maggior tasso di parti cesarei. In alcune regioni questa percentuale sfiora il 60%. L'associazione Innecessario Onlus ritiene che il parto cesareo o alcuni interventi siano preziosi quando sono davvero necessari, ma non sono e non devono essere la normale modalità di nascita. La donna, ha sostenuto la presidente Francesca Alberti durante il convegno nazionale svoltosi a Napoli, ha in sé tutte le innate competenze per dare alla luce un bambino e ha il diritto di essere informata correttamente, sostenuta e resa consapevole del proprio potere nel parto. Al di là che l'OMS raccomanda che sul totale del parto non ci siano più del 10% circa dei cesarei sul totale dei parti, abbiamo visto che le percentuali sono altissime. Noi abbiamo il terzo posto in Europa e il primato mondiale come nazione col più alto tasso di cesarei e crediamo che le donne siano ancora in grado in realtà di partorire, quindi ci siamo chieste più volte: abbiamo perso la capacità di partorire? Crediamo di no. E tra gli obiettivi del convegno nazionale svoltosi all'ospedale Buon Consiglio, Fate Bene Fratelli di Napoli, vi è quello di favorire tra le donne il ricorso al parto vaginale dopo un cesareo o più parti cesarei. In una sola parola, dal punto di vista medico-scientifico si dice VBAC, ma nella sostanza si tratta di un'inversione di tendenza sul piano culturale e dell'informazione. Il parto naturale dopo cesareo è formalmente una realtà in Italia, almeno formalmente, dal gennaio 2012, perché le linee guida nazionali del Ministero della Sanità incoraggiano e invitano gli operatori del settore a supportare le donne che vogliono partorire dopo un taglio cesareo. Nella sostanza, probabilmente, poiché l'Italia rimane una delle nazioni a più alto tasso in Europa, a più alto tasso di tagli cesarei, probabilmente nella sostanza questo messaggio non è arrivato. Il convegno, organizzato dall'associazione Innecessario in partnership con AV Eventi e Formazione, responsabile scientifico il dottor Agostino Menditto, si è aperto con l'intervento di Pietro Iacobelli, primario del reparto di ginecologia del Fate Bene Fratelli di Napoli. Nel salutare i relatori e il pubblico, il dottor Iacobelli ha sottolineato la missione del Fate Bene Fratelli nel rispettare soprattutto la volontà della donna. La divisione da lui diretta è perfettamente attrezzata per favorire anche il parto spontaneo dopo uno o più cesarei. Fate Bene Fratelli sono particolarmente attenti a questo aspetto della vita dell'uomo. Dico della vita dell'uomo, non della medicina, perché... Al convegno hanno relazionato anche il dottor Pietro Apuzzo del Fate Bene Fratelli e le ostetriche Gabriella Pacini, presidente di Freedom for Birth, e Rosaria Santoro del comitato Buona Nascita di Grottaglie. Le interviste le vedremo in un altro servizio. L'interessante convegno dunque ha posto l'accento sulla necessità di una buona informazione attorno al VBAC. Ci occupiamo di promuovere il VBAC, che è il parto naturale dopo cesareo, e di sostenere emotivamente tutte le mamme e le donne che hanno subito cesarei o parti medicalizzati. Tanta gente autodetermina il taglio cesareo, probabilmente per pressioni sociali, ma quella donna trova 100 ginecologi su 100 disposti ad assisterla. Lo stesso percorso non è possibile per la donna che tenti di partorire dopo un taglio cesareo. Molto spesso viene destabilizzata da fattori sociali, dalla sua stessa parentela e talvolta anche da medici. Ora, io dico, se il Ministero della Sanità impone a un professionista, consiglia a un professionista di supportare il VBAC, che è l'acronimo, l'abbreviazione di parto naturale dopo taglio cesareo, qualora il professionista non sia in linea, ha il dovere di dirlo, ha il dovere di dire: io non sono d'accordo e non posso sentirmi obbligato a seguire delle procedure, ma deve dirlo. Quindi, laddove io non fossi d'accordo ad assistere il VBAC, devo comunque informarne la donna. Se io fossi d'accordo, devo darle la forza numerica, con dei dati, di poter contrastare una pressione sociale e psicologica che talvolta è costretta ad approvare. Parto spontaneo che può avvenire in piena tranquillità e in piena serenità anche laddove la donna precedentemente abbia avuto un taglio cesareo. Sia che questo taglio cesareo sia stato un taglio cesareo giusto, tra virgolette, anche in alcuni casi in cui questo taglio cesareo probabilmente non era forse così necessario, ma la donna può tranquillamente travagliare e partorire. Noi operatori del settore abbiamo il dovere di dare un'informazione leale
alle donne, quell'informazione che daremmo a noi stessi se fossimo al loro posto. Innanzitutto favorendo un percorso che comunque è molto personale, informandole correttamente e favorendo un risveglio e consapevolezza femminile che noi crediamo sia fondamentale. Chiaramente esistono dei criteri, siamo medici, siamo ostetrici, facciamo delle valutazioni di quelle che sono le opportunità, ma nella stragrande maggioranza dei casi queste donne possono accedere in piena serenità a questo parto con la modalità più serena, più libera, possono travagliare e partorire in acqua, in posizioni libere, possono accedere tranquillamente se sono di pollice ad un rivolgimento, quindi il parto spontaneo è qualcosa sostenuto da un'ampia letteratura scientifica, da linee guida delle più autorevoli società nazionali, ma anche da un'esperienza clinica oramai consolidata, tra l'altro anche nella nostra regione dove sono diverse strutture che già da anni si cimentano con questa modalità di parto in piena serenità e con piena soddisfazione della donna. Abbiamo quindi la necessità di renderle forti con dei dati magari, e che è quello poi il nostro lavoro, i medici interpretano dei dati e li mettono a disposizione delle donne che si rivolgono a loro. Parlo di medici ma parlo anche di operatori del settore. Io stesso, al Fate Bene Fratelli, se non fossi supportato da un ospedale e da una struttura di eccellenza in Campania, non potrei farlo. Lo stesso vale per chi fa questo tipo di lavoro. Il personale paramedico deve essere tutto ben organizzato, quindi ostetriche, medici, tutti a supporto e a sostegno della donna che possa avere la libertà di poter scegliere la strada che ritiene migliore per lei. Il mio personale punto di vista è che si possa fare in strutture ovviamente che sono poi in grado di affrontare le eventuali e peraltro rare emergenze che possano presentarsi, quindi prevederle e affrontarle, ma soprattutto accompagnare la donna in questo percorso nel momento in cui la donna stessa decida di intraprenderlo. Non è corretto, secondo me, opporsi alla volontà della donna. So, perché a volte anche sui social mi trovo in gruppi di sostegno per il VBAC, so di donne che hanno addirittura deliberatamente mentito sulla data del parto per evitare le pressioni degli stessi familiari. So di donne che hanno, tra virgolette, estorto il parto, cioè sono arrivate in travaglio talmente deciso che gli operatori del settore non sono riusciti a fare il cesareo. Ora, questo secondo me non è corretto, non da parte della donna, la donna è costretta a farlo, ma non dobbiamo arrivare a tanto. Il necessario, Luss è profondamente impegnata per favorire l'auspicata inversione di tendenza, tante le iniziative realizzate ed ecco come contattare l'associazione Il necessario Luss. Tramite mail, telefono, sito, un gruppo molto numeroso che è il gruppo Facebook, teniamo incontri territoriali in tutta la nazione praticamente, tavole rotonde con operatori e donne e il nostro convegno nazionale.